Ciao bimbi, allora l'attività che vi propongo oggi è di realizzare degli auguri di Pasqua che potete appendere sul portone di casa vostra oppure all'interno di casa vostra oppure piegarlo e trasformarlo in un biglietto di auguri per i vostri genitori, insomma potete farne l'uso che volete. Allora, per questa attività vi serve un foglio, un cartoncino del colore che volete, come volete. E dei rotoli di carta igienica, la tempera e poi pennarelli, matite, poi vedete cosa preferite utilizzare. Allora, come vedete io ho disegnato degli ovetti di cioccolato, due coniglietti, uno, due e un pulcino. Come ho fatto a farli? Utilizzando proprio i rotoli di carta igienica. Allora, per fare gli ovetti basta un semplice rotolo di carta igienica che dovete schiacciare un po' in modo tale da dargli una forma un po' più ovale, perché gli ovetti sono un po' più ovali, non sono proprio a forma di cerchio. Pitturate l'estremità del rotolo di carta igienica del colore che volete voi e fate lo stampo sul foglio. Potete poi cambiare colore utilizzando l'altra estremità. Potete utilizzare entrambe le estremità del rotolo di carta igienica. Le decorazioni poi sugli ovetti di cioccolato, siete liberi di farli come preferite, seguendo la vostra fantasia. Per quanto riguarda i due, coniglietti, questo qua lo riuscite a fare unendo tre rotoli di carta igienica, pinzandoli con dei punti di pinzatrice come ho fatto io, oppure con dei pezzi di scotch. Dovete dare alle due orecchie una forma un po' più ovale come abbiamo fatto per gli ovetti di cioccolato. Anche qui scegliete il colore che volete, mettete la tempera su tutti i bordi e fate il vostro coniglietto. Eccolo qua. Poi aggiungete il musetto. Per fare questo coniglio invece dovete utilizzare il palmo della vostra mano. Dovete spalmare la pittura su tutto il palmo e su due dita solamente, sull'indice e sull'anulare, questo qua, quello prima del mignolino. Una volta spalmato tutta la pittura sul palmo della mano e sulle due dita, lasciate l'impronta sul foglio. Anche qui, quando poi sarà asciutto il vostro coniglietto, gli aggiungete il musetto. Infine, ho fatto un pulcino utilizzando un semplice rotolo di carta igienica, lasciandolo così com'è, nella sua forma originaria, quindi rotonda. Mettete di nuovo la tempera gialla, fate il timbro, poi aggiungete il musetto, le zampette e le ali. Poi ovviamente dovete scrivere Buona Pasqua, come ho fatto io, Buona Pasqua, dove volete, con i colori che volete, con le matite colorate, con i pennarelli, con la tempera, come volete, date libero sfogo alla vostra fantasia che verrà bellissimo. E poi lo potete attaccare, appunto, come dicevo prima, sulla porta d'ingresso o in casa vostra, dove volete voi. Ciao bimbi, buon lavoro!